Alessandro Mazzari, con il nuovo decreto via libera agli allenamenti delle squadre dal 18 maggio, pare però che ormai sia una misura che riguardi soltanto il calcio. Diciamo che adesso anche in maniera singola, no? Gli atleti si possono allenare con alcuni provvedimenti. Adesso devo dire che sicuramente questo, diciamo, affare del calcio per questo periodo, la possibilità di potersi allenare in gruppo. Il nostro interesse credo che in questo momento valga la pena più rivolgerlo verso la ripartenza, ecco, le modalità della ripartenza, i tempi della ripartenza, quindi credo che questo sia un po' il punto per quanto riguarda gli sport che hanno deciso di chiudere il campionato, noi, il basket e tutti gli altri. Lei è dirigente sportivo, ma anche dirigente medico al Niguarda. La sua posizione sugli allenamenti nelle scorse settimane è stata opposta a quella di molti suoi colleghi. Sì, abbiamo anche appunto poi deciso di fare questa comunicazione un pochettino sui media. Come ho già detto tante volte, io ho veramente lavorato con i miei atleti e con le mie atlete in maniera, diciamo, attenta al Covid già da prima della metà di febbraio. Quindi abbiamo sostanzialmente delle attività, diciamo, ben antecedenti rispetto al lockdown e a tutto quello che poi è successo dopo. Gli atleti stavano bene, erano molto, molto controllati, sono tutti, diciamo, stati molto attenti. E palazzetto è ad uso esclusivo, insomma, secondo me c'erano le condizioni per continuare ad allenarsi, ma sia perché appunto gli atleti stando fermi tutti questi mesi comunque a loro sicuramente non fa bene, ma anche un pochettino per il messaggio che poi abbiamo mandato a seguire, insomma, che se si tengono le opportune regole, se non si fa i furbi, se si sta attenti, devo dire, se soprattutto non ci si fa prendere da paure razionali, la ripartenza può essere ben pensata sostanzialmente. Com'è adesso la situazione al Niguarda dopo le settimane della grandissima emergenza? Guardi, il pronto soccorso, a parte un'area che è rimasta l'area dedicata ai pazienti con sospetta infezione da Covid, tutte le altre aree hanno ripreso la loro normale attività, diciamo, si è invertito nuovamente. Siamo tornati alla situazione di prima, ma c'è stato un momento in cui c'era praticamente un'area, due aree, di cui una piccolina, dedicata ai pazienti non Covid, e tutto il resto del pronto soccorso è stato dedicato ai pazienti Covid. Quindi il mio ospedale, a questo punto di vista, per la gestione di questa emergenza si è comportato bene, perché appunto, come ho già detto, il primario ha visto per tempo cosa succedeva nelle aree del Lodigiano e quindi ha in qualche modo aiutato l'ospedale a prendere gli opportuni provvedimenti, cioè sostanzialmente di aprire l'ospedale a questo gran flusso di pazienti in modo che non stazionassero in pronto soccorso, peggiorando poi i contagi, ma soprattutto non potendo poi curarli nel modo adeguato. Il fatto di aver aperto alla fine cinque rianimazioni vuol dire proprio, ecco, tutto l'ospedale si è votato alla cura del Covid in questi 2 mesi, quindi ci siamo in qualche modo adeguati da soli e con le nostre forze. Perciò devo dire che adesso è completamente un'altra cosa ed è importante, diciamo, che continui così. Ecco, oramai i numeri del Covid sono veramente molto, molto bassi da noi in ospedale. Vediamo di capire, speriamo che rimangano così, ma penso proprio di sì, perché insomma, adesso mi sembra che tutti i numeri stiano andando in una certa situazione. Ovvio che adesso la situazione è molto delicata. Ecco, appunto, siamo pronti allora a un possibile aumento di contagi che sarà legato alla fase 2. Adesso, no, io capisco che ci voglia, guardi, sinceramente, capisco che quello che ha detto ieri il Premier, cioè dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, ecco, dobbiamo decidere se stare sempre chiusi a casa o cominciare a uscire, perché a questo momento anche negli altri stati europei mi sembra che ci si siano fatte delle scelte molto, molto precise. Non so se avremo un aumento dei contagi. In Lombardia tanta gente l'ha avuto, abbiamo avuto tanti casi, speriamo che quella tanto, tanto menzionata immunità di gregge di fatto funzioni. Ultimamente i casi sono spesso legati, nuovi casi,
casi a contatti di pazienti, sono pazienti che hanno avuto a loro volta contatti familiari con altri pazienti Covid oppure persone che si sono occupate della sanità e dell'assistenza sanitaria. Quindi, insomma, io mi auguro di no, ecco, non, se staremo tutti attenti non vedo perché ci dovrà essere comunque una nuova ondata. Ma credo che però il segreto sia capire che se c'è qualcosa va riconosciuto subito e va in qualche maniera contenuto subito. Ecco, credo che la strategia forse giusta sia questa. Questo vale nel piccolissimo e nel grandissimo, ecco, vale per gli stati come la Cina e vale per il piccolo paese dove magari appunto può capitare che ci sia ancora qualche focolaio. Tornando agli aspetti più sportivi di questa situazione, c'è stata una spaccatura tra Leghe e Federazione piuttosto forte. Come si può ricucire quei punti di compromesso? Guarda Marco, io così ho un pensiero in generale su quello che è successo nelle leghe, all'interno delle leghe, fra leghe e federazioni. Penso che abbiamo avuto a che fare con un tema che non riguarda direttamente lo sport e quindi le differenze proprio culturali delle persone, di come vivono la vita, che sono ovviamente singole e vanno rispettate tutte, sono veramente venute fuori. Cioè siamo stati chiamati a prendere delle decisioni su dei temi molto più generali che i temi sportivi. E in particolare se un consorzio è sportivo, la motivazione per cui nasce il consorzio è quella, ne parlo ad esempio delle leghe. E questo è secondo me, una considerazione che va fatta. La seconda considerazione che va fatta riguarda un pochettino la relazione con la federazione, che è una relazione che in qualche modo sempre ha un po' di bracci che rimangono, no? Rimangono perché, non lo so, non c'è la volontà, perché si pensa di fare due cose diverse. Penso che il Covid abbia svelato molte cose, abbia svelato le persone, abbia svelato alcune differenze fra le situazioni e nel nostro caso ha in qualche modo acuito una situazione un po' così, diciamo per certi versi un po' drammatica fra la relazione fra Lega e Federazione, perché è importante che la Federazione riconosca le leghe come un suo asset fondamentale per essere quella che è, perché i campionati di vertice fanno la differenza purtroppo nel mondo globale più dell'attività giovanile. E lo dice una che adora l'attività giovanile, che pensa che sia fondamentale, che spende tanto per fare l'attività giovanile. Quindi questo è ovvio che la federazione deve chiedere questa attività sui territori, questa attività di traino alle leghe e la deve pretendere, però credo che sia necessario un rispetto, cioè questo un po' demonizzare e non riconoscere l'attività dei club di vertici per tutta l'attività federale sia un tema che in qualche modo dovrà essere in qualche modo valutato. Ecco, penso che sia un po' successo questo. Andare verso un modello MBA di professionismo separato con Andare, federazione sì, però ma è piuttosto lontano, vero? però è come quando due non vanno d'accordo e si dice, vabbè, dobbiamo fare una cosa consensuale o dobbiamo andare davanti al giudice? Cioè, se a un certo punto non ci sono più le stesse, se l'accordo non esiste, come è successo in alcune situazioni, si può pensare di fare campionati al di fuori di quelle che sono le logiche federali, ma non lo dico perché non è una cosa che io mi auspico. Ok, io preferirei 100 volte una federazione più compliante, una federazione più attenta e che avesse un'altra relazione con le leghe e con chi fa i campionati di vertice, quindi permette un certo tipo di livello anche alla federazione, cioè la federazione italiana quando va all'estero è forte dei nostri campionati, la nazionale, se tutte le atlete della nazionale italiana giocano in Italia, è una cosa che è utile a tutti. Quindi a mio avviso bisogna, secondo me, cercare una situazione in cui, anche se si dovesse fare una scelta di questo genere, non deve essere una scelta di rottura tragica. Se noi abbiamo bisogno di altre cose, per far andare avanti quello che è la nostra attività, o c'è un accordo con la federazione, a un certo punto uno può anche dire troviamo un accordo per cui ambedue le parti sono un poco soddisfatte e ognuno va un po' per la sua strada. Ecco, non c'è bisogno di fare una cosa tragica, ecco, da questo punto di vista. Altro fronte di discussione con i procuratori, con la femminile siamo in una fase di rottura, con la maschile si continua a discutere, però volle a entrambi. Diciamo che poi alla fine il tema della relazione col procuratore è sempre un tema un po' di
un po' dibattuto all'interno dei club e anche all'interno delle leghe. Ovvio che in questo momento bisogna pensare a una situazione di aiuto, perché di fatto non c'è stata una prestazione da parte degli atleti nell'ultima parte del campionato, ed è ovvio pensare che anche gli atleti, per quanto riguarda quello che loro devono avere come compenso, si devono un pochettino adattare a questa nuova situazione del Covid, come le società e i proprietari si adattano. E dovranno anche loro fare la loro parte. È un tema di, su questo tutti concordano, è un tema di percentuali. Dobbiamo trovare la giusta strada per trovare delle percentuali che soddisfino in parte, non soddisferanno tutte e due appieno, ma che però permettano di continuare quella relazione con i procuratori, che è fondamentale poi per proseguire il campionato e fare le squadre. Perché poi alla fine gli atleti si fanno procurare e noi con quelli abbiamo a che fare, quindi ci vuole un poco di misura da tutte e due le parti. Spero che si capisca che castigare particolarmente le società verrebbe poi a portare poi una sorta di mancanza poi negli anni futuri anche di attività, e che questo di fatto poi si ribalta, cioè siamo veramente legati a doppio filo. Quindi io spero che ci sia ancora un pochettino di possibilità di accordo sia per la Lega femminile che per la Lega maschile. Prima si accennava ai giovani, ho visto di un vostro nuovo progetto sulla didattica a distanza. Sì, allora abbiamo fatto tutte delle attività, questa è la prima. Allora, abbiamo fatto le attività con tutte le nostre squadre, non solo con le squadre, ma anche con i genitori. Quindi abbiamo colto l'occasione per fare tante call con i gruppi di genitori per capire come era andata l'annata. La didattica a distanza, da un punto di vista motorio, ha funzionato soprattutto per tenere agganciati i ragazzi. Quest'oretta che lavoravano con noi da casa è stata utile. Adesso abbiamo fatto anche un'altra attività con i più piccoli, che fra poco metteremo sul sito. Sicuramente questa modalità, adesso non certo per l'attività fisica che richiede la palestra, però questa modalità di relazione sia con i ragazzi che con i genitori sarà una modalità che poi ci deve poi accompagnare anche nel futuro. Cioè la call con tutti i genitori credo che ad esempio sia una modalità da tenere per l'anno sportivo. Stiamo anche